Abbiamo pensato questa settimana di dedicare questo appuntamento ad una riflessione sul periodo che abbiamo vissuto e che tuttora viviamo, che è quello del lockdown, della chiusura, e quindi di come abbiamo pensato di utilizzare questo limite, questa segregazione, possiamo chiamarla, in un'opportunità. Allora abbiamo chiesto ai nostri dirigenti in Emilia-Romagna di raccontare come hanno vissuto questo periodo. Da questo è nato un libro che è curato da Fausto Cuoghi, dal titolo La speranza e i colori dell'arcobaleno e la pandemia nei racconti degli uomini dei capelli bianchi. E in questo libro c'è una prefazione del Cardinal Zuppi che ricorda come questo libro non parla degli anziani, ma dà la parola agli anziani. E nell'altra prefazione, curata dal nostro segretario nazionale Piero Ragazzini, ci ricorda di come questo libro sia importante perché fa vedere come trasformare un vincolo in un'opportunità. E come ha ricordato lo scrittore Marquez, la morte arriva dalla solitudine, non dalla vecchiaia. Quindi è importante questa riflessione per sviluppare e cogliere tutte le opportunità che questa nostra vita ci offre anche dentro le condizioni terribili di questa pandemia. E seguirà poi un racconto, oltre del libro, anche del professore Magatti che ci aiuta a riflettere su questo periodo e quindi come trasformare questi vincoli anche in un'opportunità e quindi per dare speranza e fiducia nel futuro di cui abbiamo estremamente bisogno. Buona visione a tutti. Che le parole tendono a disperdersi nel vento mentre invece le cose scritte rimangono. Da questo concetto è partita l'idea di raccogliere le storie, i racconti scritti dagli anziani durante la pandemia, di come gli anziani hanno vissuto questo periodo, di come lo stanno vivendo tuttora, perché la situazione è ancora una situazione tremendamente attuale. Di come gli anziani hanno le sensazioni che hanno provato gli anziani durante questo periodo, la privazione degli affetti, la privazione della libertà, la privazione dei gesti quotidiani, quelli che erano abituati a fare, dai piccoli gesti come uscire per andare a prendere il caffè al bar alla mattina, a compiere il tragitto per andare dal giornalaio e provare l'ebbrezza di sfogliare le notizie cartacee. Al tempo stesso, gli anziani dimostrano anche un grande grado di un livello molto alto di sopravvivenza, chiamiamolo così, quindi di non rinunciare alla vita, a vivere, nonostante per molti questo periodo abbia significato un periodo molto molto triste. Viene evidenziato da questi racconti di cosa si prova a vivere in un letto di ospedale, ad avere un compagno di sventura, chiamiamolo così, che a un certo punto smette di parlare e accorgersi che la morte in quel momento ti è passata vicino. Accorgersi che credevamo di essere invincibili, mentre invece ci siamo dimostrati tremendamente fragili. Al tempo stesso, quello che è mancato maggiormente, che si desume dai racconti, è la mancanza, la rinuncia degli affetti familiari. Questo è quello che ha pesato maggiormente, dover rinunciare a giocare con i nipoti. E gli anziani cosa dicono? Per vincere questa battaglia e le battaglie future, dobbiamo impegnarci a rivalorizzare il senso di comunità. Abbiamo riscoperto i valori, della solidarietà, i valori della salute. Quando questo libro è stato in stampa in dicembre, pensavamo, almeno auspicavamo, che fosse solamente un documento della memoria. Purtroppo invece questo è ancora un documento tremendamente attuale, perché ancora oggi ci troviamo nella tempesta. Riprenderò alcuni degli spunti che sono contenuti appunto nel libro che abbiamo scritto qualche tempo fa con Chiara. La pandemia è il terzo shock globale che
che ci ha colpito, che ha colpito il mondo, diciamo in 19 anni, cioè in meno di 20 anni. L'11 settembre, che ha lasciato una lunga coda legata al terrorismo, al rapporto con le tra le culture, sono passati 19 anni, ma sappiamo quanto è ancora viva la questione. Il 2008, con la crisi finanziaria, il disordine finanziario, gli effetti economici, sociali, la disoccupazione, l'aumento del malcontento, la crescita dei populismi in tutto il mondo, e poi la pandemia, la crisi sanitaria, che appunto non avevamo. Rispetto a cui non eravamo assolutamente preparati, anche se, come negli altri due casi, era stata anche già annunciata. Noi abbiamo costruito la nostra generazione, la mia generazione, io sono dei baby boomers, no? Abbiamo partecipato alla costruzione di un mondo molto potente. Se uno guarda le trasformazioni degli ultimi 30-40 anni, vede che veramente abbiamo fatto un salto molto grande, la globalizzazione, la tecnologia, tante cose. Ecco, abbiamo costruito un mondo molto potente, ma anche enormemente entropico, che vuol dire molto disordinato. E come tanti rapporti internazionali avevano scritto e scrivono, proprio per questo, proprio perché è un mondo entropico, un mondo che produce i fattori della sua stessa crisi. Le pandemie ci sono sempre state nella storia, chiaramente, ma noi sappiamo due cose. Primo, che negli ultimi 20 anni, diciamo, questo salto di specie che produce pandemie virali, è diventato un fenomeno molto più frequente. Il Covid-19 è l'ultimo di questo nuovi virus che hanno a che fare col nostro modello di sviluppo, di crescita, bla 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 bla. E dall'altra parte noi abbiamo visto una pandemia che nel giro di pochissimi mesi ha investito il mondo intero, anche se con effetti e impatti diversi, no? E noi vediamo questo spettacolo pazzesco di un mondo sottosopra a causa di questo piccolo organismo che va a colpire la vita di molti. Quindi un terzo shock in 19 anni ci dice che in maniera non retorica, come per citare la famosa espressione del pilota della navicella spaziale, abbiamo un problema a bordo. Siamo a gennaio, abbiamo davanti ancora gran parte dell'inverno, ancora diversi mesi difficili, impegnativi, e se questa primavera, il primo lockdown aveva anche ingenerato un senso di partecipazione, di collettività, oggi tendono invece a prevalere la stanchezza, anche un senso di depressione, affiorano anche sentimenti di rabbia. Le persone nelle diverse situazioni, gli anziani in un senso perché sono i più esposti, i giovani perché sono compressi pur senza, diciamo, essere loro stessi esposti alla malattia, però gli chiediamo naturalmente dei sacrifici, quelli che hanno perso il lavoro o che sanno che lo perderanno. Quindi, diciamo, questo fatto di una pandemia che si prolunga nel tempo e che appesantisce il quadro, lo avvertiamo tutti con una maggiore inquietudine, no? Credo anche per molti di voi diventa difficile sostenere questo blocco anche delle attività, di avere relazioni con le persone cui si vuole bene, a cui si è dedicati, no? Che si prolunga così nel tempo. E tutto questo, sia il fatto che è il terzo shock globale, sia il fatto che è uno shock prolungato, profondo, che sappiamo già tutti che dopo l'emergenza sanitaria
seguirà un'emergenza economico-sociale.